Allora, ciao Nicolò, benvenuto a Empoli. È già qualche giorno che sei qua, insomma, hai già battezzato la stagione come, dal tuo punto di vista, come meglio non si potesse. Ti chiedo come sono stati questi primi giorni, il tuo inserimento, il tuo arrivo, l'accoglienza della squadra e perché no, quelle che sono anche le tue ambizioni per questa stagione. Ciao a tutti. Allora, diciamo che l'accoglienza, devo dire che è stata un'accoglienza ottima perché mi sono trovato benissimo fin da subito. I ragazzi sono stati eccezionali ad accogliermi. E nulla, sono arrivato che mancavano solo 2 giorni alla partita. E mi sono fatto trovare pronto subito. Sono stato felicissimo di dare una mano alla squadra, anche se poi purtroppo non è bastato. Però non vediamo l'ora di rifarci e partire con il piede giusto in campionato. No, dicevo, sei entrato e hai iniziato a tre quarti, però ti avevo scritto come un attaccante esterno, fare la seconda punta, puoi coprire diversi ruoli, ti chiedo che tipo di giocatore sei alla fine, se ti descrivi tu e... Sono un giocatore che ha sempre fatto fino alla primavera l'esterno offensivo in un modulo con le ali o comunque con i centrocampisti esterni. Mentre una volta uscito dal settore giovanile ho ricoperto più ruoli perché posso ricoprire anche il ruolo di seconda punta, il ruolo di trequartista, e quindi diciamo che comunque una volta che vengo schierato cerco di dare il massimo in qualsiasi ruolo appunto che vengo schierato. Mi trovo bene sia da esterno, che ovviamente è il mio ruolo principale, ma anche da seconda punta o da trequartista. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Pensa quando si è presentato, perché voi avevate un'esperienza molto particolare, positiva a livello singolo, difficoltosa e non positiva a livello di squadra, vista la retrocessione, insomma, il CDR del Pordenone. Quanta voglia di riscatto c'è anche da questo punto di vista e quanta differenza pensi di trovare in Serie A, perché sono lo scalino importante? Sono sicuro che la voglia di riscatto è tantissima perché quando si arriva da una retrocessione è normale che ci sia la voglia di riscatto, però non deve essere un peso, anzi bisogna trasmettere questa voglia in fame, in rabbia, negli allenamenti, in tutte le partite, in qualsiasi occasione veniamo chiamati in causa. Per quanto riguarda la differenza, beh, sicuramente credo ci sia una differenza sostanziale tra la Serie B e la Serie A, però penso che cioè sono pronto a mettermi in gioco e a paragonarmi ai più grandi giocatori che incontrerò quest'anno e non vedo l'ora di farlo. Con Mister Zanetti che impatto hai avuto? Perché so, lui in conferenza stampa una delle prime cose che ha detto è che piacciono i giocatori offensivi che sanno coprire più ruoli, ancora detto di saper fare tutto. Quindi ti chiedo che impatto hai avuto e insomma anche con i compagni di reparto. Ho avuto, dal mio punto di vista, un buon impatto, nel senso che mi sono presentato col mister, mi ha spiegato subito quello che voleva fare, il modo di giocare della squadra, la sua idea. E diciamo che mi ritrovo perché comunque anche a me piace ricoprire più ruoli davanti e non è un problema se vengo schierato seconda punta, trequartista o in qualsiasi ruolo. E quindi mi sono trovato bene, sono contento di essere entrato in maniera positiva subito all'esordio e devo solamente continuare così, ascoltare quello che mi viene detto per riportarlo poi in campo. Le ultime due cose per quanto mi riguarda, ti chiedo cosa ti era arrivato fin qua di Empoli, cosa conoscevi più la fortuna delle giovanili, insomma, Empoli diverse volte, e quanto può essere stimolante per un attaccante arrivare qui e trovare uno come Mattia Destro accanto. Sono sicuro che avere più giocatori possibili con esperienza in Serie A con tantissimi gol è una cosa positiva perché si può solo che tra respirazione rubare diciamo tutte quelle piccole cose che consentono a questi giocatori di rimanere a questi livelli per tanti anni.
E di Empoli mi hanno sempre parlato benissimo perché comunque è una grande squadra che cerca sempre di fare un bel gioco e quindi diciamo che non ho avuto tanta esitazione ad accettare la proposta e quindi a venire qui a Empoli. Anzi, non vedevo l'ora di venire, di arrivare e di mettermi subito a disposizione del mister e della squadra. Senti, domani sarà subito in campo, insomma, ci pensi alla possibilità anche di partire titolare, comunque hai fatto molto bene in Coppa. Diciamo che a questa cosa non penso principalmente, penso solo allenarmi forte in questi giorni che anticipano la partita e poi quello che deciderà il mister lo vedremo dopo. Però io penso allenarmi forte perché devo ancora trovare la condizione migliore e quindi ci vorrà sicuramente qualche settimana. Però sono a disposizione completa della squadra e del mister.